20:13, rigorosamente a piedi o a pedaggi, come avrebbe detto mio nonno. Siamo in piazza San Francesco per un altro dei luminari di questa vigilia di San Giuseppe a Scandale, nel Crotonese. Questo è il luminario della parrocchia, e nel caso qualcuno non lo sapesse o non lo sapeva, hanno realizzato questo manifesto gigante. Insieme alla parrocchia ci sono l'Avis, l'Orsa Minore, l'Unitalsi, e speriamo di non dimenticarne qualcuno. C'è il patrocinio della banca, siamo qui vicino, e non so quanto c'entri le riprese televisive di Esperia TV, specificate in grande anche sul manifesto. Vi figurate se ad ogni manifestazione dovesse essere messo per iscritto che ci sono le riprese televisive di un network o dell'altro. Va bene, avranno avuto anche loro i motivi per fare ciò. Si mangia già, abbiamo lasciato il luminario della Proloco, stavano iniziando a subire il gumbito, e qui già si mangia. Ecco Don Rino. La presenza di tali luminari pubblicizzati e importanti logicamente sottrae gente a tutti i luminari stessi. Si rischia, come è il caso, che ci siano un tot di persone ad ogni luminare e non un grande luminare, anche se poi ci sono le persone che camminano e passano da un luminare all'altro. E ecco la console di DJ, Tommaso. Si vede molto, qui c'è il padiglione dell'Orsa Minore con le uova da distribuire per raccogliere fondi. Sullo sfondo del luminario la casa baronale Drams. In questa piazza a inizio degli anni 60 fu girato il film Il Brigante di Sergio Castellani. Sullo sfondo invece, da quest'altra parte, la chiesa della Dolorata. E anche da piazza San Francesco è tutto. Ci vediamo forse, se riesco ad arrivarci, a un altro luminario dopo.